Tanto cinema, management rinnovato, meno star internazionali. Premio alla carriera a James Ivory, regista di Camera con Vista. L'occhio benevolo di Paul Newman e Joanne Woodward vigila sulla serata di apertura di questa nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. Una serie diretta da Ethan Hawke ne racconta la carriera e anche la lunga storia d'amore. Riflettori puntati sul film di apertura, tutto italiano, Il Colibrì, tratto dal libro di Sandro Veronesi. Pierfrancesco Favino è diviso tra l'amore infelice per Kasia Smutniak e quello più importante ma irrealizzato per Berenice Bejo. Drammi, passioni, sussulti del cuore, un finale che promette di fare discutere. Alla regia Francesca Archibugi per una storia che traduce molte delle richieste di senso del nostro tempo. Il nostro canto arriverà. Tu se facessi del male moriresti. Dal 2019, quando è uscito questo libro, nessuno, probabilmente Marco Carrera era un personaggio. Abbastanza isolato, abbastanza particolare. Penso che da 3 anni a questa parte stiamo tutti quanti vivendo questa cosa. Stiamo tutti quanti tenendoci strette le cose per cui abbiamo capito che vale la pena essere qui. Credo che il film ha mantenuto questa enorme scommessa, che era quella di ridare le emozioni del romanzo. L'ho trovato quasi spirituale. Per questo motivo faccio film, non li faccio proprio per gli altri, parliamone un po' di quello che ci tocca attraversare.